quindi significa presidenzialismo, rafforziamo lo Stato e l'autonomia come occasione di crescita soprattutto nelle aree di divario. Perché diciamo questo? Perché oggi l'autonomia non c'è e quello che c'è non ci va bene, perché la situazione attuale è una situazione in cui il Sud continua a perdere. Quindi non ci dobbiamo preoccupare tanto dell'autonomia, ma che va applicata bene, ma del fatto che quello che c'è va male. Quindi dobbiamo cambiare, bisogna cambiare, rinnovare, credere nel futuro. Con un paletto che la prima grande questione è quella della difesa del Mezzogiorno e del Sud, perché quello che scrive anche Svimez nei giorni scorsi dimostra che su sanità, istruzione, su salute, su tanti argomenti il Sud è troppo indietro, quindi deve recuperare risorse, deve recuperare il divario. In questo processo di cambiamento, mettendo insieme tutti i tasselli, come ho ricordato in aula, e non avendo paura del futuro, si può vincere la battaglia. Però, insomma, la campagna non sta dando dimostrazione di grande capacità di elaborazione di proposte. Perché la presidenzialismo? Ma perché le due cose stanno insieme. Il sistema dell'autonomia si rafforza se si rafforza lo Stato, se no le due cose non vanno bene. Ogni sistema equilibrato, il sistema dell'autonomia, vi guardi i paesi federali, no? Addirittura in Germania c'è il federalismo, ma c'è un cancellierato forte. In America c'è delle elezioni, c'è il presidenzialismo e c'è uno Stato fortemente federato, con la grande autonomia degli Stati federali. Quindi come vedete le due cose stanno insieme, non puoi fare una cosa senza l'altra. Quindi ecco perché è stata collegata e dobbiamo far partire due percorsi paralleli, non necessariamente proprio con lo stesso tempo, ma sicuramente paralleli. Bonavitaola auspicava una posizione comune del Consiglio regionale, ha detto andando a Roma una posizione comune siamo anche più forti. Non c'è dubbio, l'ho anche detto io nel mio intervento, nel senso che speriamo che non ci arrivi dalla maggioranza una di quelle mozioni finali in cui si critica qualche ministro, che ora è di moda criticare Calderoli, ha iniziato il Presidente della Giunta, e il match diventa personale e non politico. Non si guardano i contenuti, mi permetto, non si legge neanche la Costituzione, ma si fa la polemica con un ministro. Il Presidente di Regione è meglio che eviti le polemiche con i singoli ministri e guardi ai fatti. Quindi se qua ci arriva un prodotto del tipo, con una critica a Calderoli, un gioco di demagogia, un po' di propaganda, non si vuole fare una cosa seria. Il collega Nappi qualche minuto fa ha anche riassunto la posizione degli interi gruppi dell'opposizione. Noi abbiamo detto centralità non della Giunta, del Consiglio. Quindi decidiamo in Consiglio, attraverso le commissioni presenti consigliari, attraverso una commissione speciale, vediamo come vogliamo lavorare. Lavoriamo tutti insieme, con forze politiche, insieme alla Giunta, sia ben chiaro, d'intesa con la Giunta, ma la centralità sui grandi temi del cambiamento, della programmazione, non li può avere il Presidente della Giunta. Li deve avere il Governo, il Consiglio regionale. Tutto il Consiglio regionale, perché nel Consiglio regionale ci sono tutte le forze politiche, non possiamo dare deleghe in bianco.